Non tollererò un altro Matteo che crea tensioni. È Luigi Di Maio a dirlo dopo l'uscita di Renzi dal PD. Il leader 5 Stelle riunisce i gruppi parlamentari e svela il contenuto della conversazione telefonica avuta con l'ex premier. Mi ha chiamato per anticiparmi la sua mossa, dice ai suoi. Gli ho detto che non accetterò una situazione analoga a quella che si era creata con Salvini. Avanti sul programma la linea, entro metà ottobre il taglio dei parlamentari, in un secondo tempo la legge elettorale. E naturalmente la manovra economica, disinnescare le clausole di salvaguardia IVA è il punto di partenza da affrontare il taglio del cuneo fiscale e gli investimenti sull'ambiente. Il primo obiettivo è risparmiare i soldi degli italiani, tagliando 345 poltrone di parlamentari entro metà ottobre. Avremmo così un risparmio di 300.000 euro al giorno, che vogliamo reinvestire in servizi. E poi ci aspetta la legge di bilancio, con il taglio delle tasse sul lavoro e investimenti cosiddetti green, che non massacrano l'ambiente, ma lo tutelano e creano posti di lavoro. Quanto alle regionali, sul tavolo la proposta di un patto civico per l'Umbria. È un esperimento innovativo, dice Di Maio, vedremo come andrà, ma non lo stiamo pensando per altre regioni.